Presentiamo stamattina l'esito dei bandi musica, che è una cosa molto importante perché per la prima volta il Comune comincia a utilizzare lo strumento del bando. Questo significa sostanzialmente che il Comune dà gli indirizzi di politica culturale e chiede alla cittadinanza progetti. Quindi, volendo usare uno slogan, passiamo dai soggetti ai progetti. Sono circa 16 i soggetti che hanno vinto questi bandi, un impegno di spesa del Comune di circa 500.000 euro per tra eventi e laboratori circa 100 eventi che andranno dall'autunno inoltrato del 2023 fino a tutta la primavera del 2024, con alcune linee di indirizzo importanti: la world music, la canzone napoletana, le orchestre giovanili, la valorizzazione dell'auditorium di Bagnoli, il jazz. Quindi, diciamo, secondo gli indirizzi dell'amministrazione e del sindaco, abbiamo chiesto alla città dei progetti, e questi progetti sono arrivati, sono bellissimi progetti e oggi appunto li presentiamo. Questa mattina a Palazzo Cavalcanti è stato presentato il programma che animerà con la musica la città di Napoli da novembre alla primavera 2024. Dopo il bando per Napoli Città della Musica, per selezionare le proposte progettuali con l'assegnazione di contributi economici ed un impegno di 450.000 euro, parte dunque la programmazione con i soggetti vincitori e oltre 100 appuntamenti. Sta cambiando l'impostazione, abbiamo fatto i bandi, abbiamo aperto alla partecipazione di tutta la città e questi bandi sono la rappresentazione plastica di quello che è il progetto del sindaco di Napoli Città della Musica. Quindi attenzione ai giovani, attenzione alla valorizzazione delle nuove professionalità, attenzione ad una città policentrica che deve partecipare attraverso le nuove generazioni, ma attraverso soprattutto la valorizzazione delle nostre tradizioni declinate però con un occhio al futuro. Quindi siamo molto contenti perché per la prima volta abbiamo dato delle linee guida, delle direttive di contenuti che sono stati realizzati e la risposta della città e degli operatori è stata fantastica. Stiamo puntando molto sull'auditorium di Bagnoli, dove verranno fatti tanti eventi musicali, dal jazz alle nuove diciamo espressioni musicali, rap, urban, eccetera eccetera. Dall'altra parte abbiamo sia nelle periferie sia in centro tanti luoghi che verranno valorizzati attraverso progetti non solo di spettacolo ma anche di divulgazione e di formazione, perché un aspetto molto importante anche e soprattutto per i giovani è la formazione. Ci sarà anche una grande valorizzazione delle orchestre giovanili, che è un altro tassello molto importante, senza però dimenticare l'aspetto di music industry, cui il progetto Città della Musica tiene molto, e quindi abbiamo anche dei progetti che fanno dei ponti con tutte le altre città musicali nazionali ed internazionali.